grazie a voi per l'introduzione. Sciarri Omaggi, una brevissima presentazione, perché non è bello che questo ospite sia da solo. Madre italiana, padre siriano, padre da molti anni in esilio, per motivi che poi scopriremo insieme. Sciarri è nato a Milano e ha cominciato a studiare l'arabo, incredibile, non da bambino ma più avanti nel corso del tempo. È un attivista per i diritti umani ed è l'autore dei due libri di cui vi parleremo oggi. Sono La felicità araba, che racconta la storia della sua famiglia e della rivoluzione siriana insieme, e Esilio dalla Siria. Purtroppo, lo dicevamo prima, non ci sarà forse un terzo libro, anche se ce lo auguriamo, sulla tematica, dovrebbe essere l'epilogo fortunato di questa trilogia che inizia appunto con La felicità araba. Il libro Sciarri, La felicità araba, si apre con una contabilità per difetto, perché poi più passa il tempo, più la situazione siriana diventa efferata e difficile e sanguinosa. Tu scrivi che prima del 2011 la popolazione di Siria si aggirava intorno ai 24 milioni di persone. Il libro è del 2016, quindi dobbiamo aggiornare questi dati impressionanti. In questo tempo 5 milioni di persone hanno lasciato la Siria, diventando rifugiati. Quasi 10 milioni sono i profughi interni, quelli che si spostano da una parte all'altra della Siria, quindi circa la metà della popolazione, se ci pensate bene, per avere una salvezza. Ci sono 350.000 morti, probabilmente molti di più, e 200.000 incarcerati. Allora, di fronte a queste cifre che sono assolutamente impressionanti, qual è la tua personale sensazione? Intanto grazie dell'invito di oggi, e grazie a voi di essere venuti, e grazie a te di avere una libreria. Credo che sia un simbolo di resistenza una libreria oggi. Allora, la mia sensazione di fronte a quello che avviene in Siria è un po' come guardare quei disegni di Buchenwald. Voi dovete sapere che il nazismo in Siria ha avuto delle ripercussioni. Sapete, forse se parlo senza va bene lo stesso, allora questo lo spiego. No, è meglio col microfono. È meglio col microfono? Accendo il microfono. Si è acceso? Sì. Allora, Hannah Arendt aveva scritto un libro che si chiama La banalità del male, dove parlava del processo Eichmann. Eichmann aveva mandato a morire centinaia di migliaia di ebrei nei campi di concentramento e avevano fatto tutti quanti la fine di essere dei forni crematori. Il miglior allievo di Eichmann era un certo Alois Brunner. Alois Brunner, gerarca dell'SS, negli anni 50 emigrò, uscì dall'Europa e si piazzò in Siria. In Siria lui trascorse tutti gli ultimi decenni della sua vita, circa 4 decenni, e costruì l'apparato di sicurezza che abbiamo presente oggi in Siria. Qua ci sono fior fior di testimonianze. Wiesenthal, il cercatore di nazisti, fece dossier a non finire sulla presenza di Alois Brunner in Siria. Questo gerarca dell'SS costruì quello che è l'apparato di repressione attuale che abbiamo nel paese, 14 servizi segreti con 500.000 di delatori. Quindi quelle immagini che io vedevo lì mi ricordano che in Siria abbiamo avuto delle ripercussioni di qualcosa che non è mai stato risolto, cioè il processare Alois Brunner e poi la presenza di una dittatura presente dal 1970, quella della famiglia Assad, passata di padre in figlio, che ha creato un governo, una dittatura che appunto è una monarchia, possiamo dire. Allora, quando tutto crolla in Siria, dice
una delle guardie del corpo di questo gerarca nazista, intervistato da un magazine francese, l'unica cosa che rimane, l'unica cosa che continua a lavorare senza sosta, sono quelli che sono gli apparati repressivi, perché quello sanno fare: documentare, reprimere, arrestare e mandare a morte. Voi dovete sapere, io non sono un attivista per i diritti umani, io ho iniziato scrivendo dei libri, un libro, il primo, avevo 21 anni, iniziavo a girare l'Italia per questo libro che non c'entrava nulla con la Siria, e poi mi ci sono trovato in mezzo. Per questi libri, La felicità araba e quest'altro, io in Siria non ci posso tornare, perché c'era l'ambasciata siriana presente qua nel paese e quindi è tutto documentato quello che io ho fatto. E quindi vorrei anche far capire che quando uno parla contro un governo, ciò non toglie che è anche contro il fondamentalismo. Nel mondo arabo c'è una società civile, quella siriana e non solo, che rigetta il fondamentalismo, ma rigetta anche le dittature totalitarie presenti in questi paesi. E questa è la difficoltà che io noto, che c'è la mancanza di comprensione, che c'è questa scelta da parte di questa società di rigettare entrambi. Una scelta difficile. E allora, di fronte a questi numeri, io dico, forse è giusto se i siriani non hanno speranza, però, come ti raccontavo forse prima, ad Aleppo, io vivevo a Beirut, incontravo spesso dei siriani, incontrai questo gruppo che arrivava da Aleppo, sotto i bombardamenti aerei, dall'altra parte anche il fondamentalismo, ma quello che è il problema sono i bombardamenti aerei, perché a quelli non puoi scappare, non gli interessa che religione sei, chi sei, da dove vieni, casca la bomba e ammazza. La domanda è come mai ci indigna la decapitazione di un uomo ma non la bomba che casca in testa e fa 50 morti fra i siriani o fra i somali o fra altri paesi, invece parliamo solo del fondamentalismo. E qua dopo, se volete, facciamo questa riflessione. Allora, questi giovani mi mostrarono delle foto di un giardino ad Aleppo, dove metà era stato trasformato in un cimitero e l'altra metà in un orto. Quindi è un simbolo forte, perché è la morte che convive col sostentamento della vita. E poi mi dissero questi giovani aleppini di 20 anni, nostri coetanei, quando dico nostri lo dico ai tanti giovani che sono qua venuti oggi, mi dissero: noi non viviamo di solo pane e solo acqua, abbiamo aperto una biblioteca, ci troviamo lì, leggiamo. Mi dissero che avevano una copia di Quaderni al carcere di Gramsci, si trovavano lì a leggerla. Non so quanto ne capissero, non so quanto ne capirei io, però si trovavano lì e esorcizzavano la morte leggendosi un libro. Mi fecero questa domanda e concludo. Noi ci chiediamo dov'è la classe intellettuale europea, italiana. Se c'è un'assenza della politica, allora quel vuoto deve essere riempito dalla cultura, dall'impegno culturale. È una loro visione, giusta, sbagliata, è la loro visione. Dissero: noi sappiamo chi è Moravia, mi dicevano questi giovani di 20 anni, conosciamo persino Ignazio Silone, che aveva scritto Fontamara, che fece scalpore negli anni 50 nel mondo arabo, perché i cafoni abruzzesi di Ignazio Silone erano uguali ai fallahin, i contadini presenti nel Medio Oriente. Mi dissero: ma se quelli sono gli intellettuali, come mai non rispondono oggi alla chiamata? Allora, a questa domanda la nostra società deve trovare assolutamente una risposta, e io credo che oggi non ha più senso fare giornate della memoria per questi se il giorno dopo pratichiamo l'amnesia. E questa è la verità. E non capiamo che il grosso insegnamento oggi che ci dà la Siria, oltre all'immagine concreta del fallimento della comunità internazionale, un fallimento fatto di incomprensione, di una società internazionale che non è riuscita a capire che la scelta nel Medio Oriente non è tra una dittatura e il fondamentalismo, ma la scelta sta a metà, nella società che c'è lì in mezzo, che cerca un'emancipazione da entrambi, allora è quella di capire che queste persone che scappano dalla guerra prima di tutto sono esiliati, perché hanno la negazione al ritorno nella propria patria. Esilio è una parola che noi abbiamo usato per Altiero Spinelli, per Ignazio Silone che andò in Svizzera, l'abbiamo usata per tanti altri che sono stati padri fondatori anche della nostra nazione, e dobbiamo riniziare a usare questa parola e vedere nell'altro che scappa dalla guerra anche il simbolo di quella che è la memoria, e che noi purtroppo tante volte celebriamo soltanto senza metterla in pratica. Shabi, volevo chiederti, così ci capiamo un pochino, in Occidente c'è il mito di Assad come di un dittatore buono,
Come nasce questa folla e soprattutto come si viveva sotto Assad ai tempi di tuo padre? Tuo padre che è stato un oppositore, è stato anche torturato, è sempre stato un uomo molto reticente a parlare in famiglia di questi fatti. Beh, questa cosa capita quando noi non applichiamo la nostra stessa morale che adoperiamo nelle nostre società nei paesi degli altri. E questa è la verità. Non ci sono solo colpe dell'Occidente, ci sono grandi colpe delle élite politiche locali. Gli arabi hanno delle colpe enormi, ce li hanno i loro politici, ma i loro politici hanno anche dei padrini. Questo mi sembra fuori di dubbio. E allora dobbiamo farci certe domande. Se dobbiamo e pensiamo di continuare a fare la nostra vita, come ha detto Sigmund Bauman, morto recentemente, di vivere in una fortezza del benessere e fuori avere invece un mare di miseria. Io non credo che questo possa essere accettabile. Allora, per raccontare come si viveva prima negli Assad, io in Siria, io vi vorrei leggere due pagine. Allora siamo a Homs, nella Siria costiera. La prima volta che venni arrestato era mattina, e il pomeriggio verso le 4 mi chiamarono facendomi uscire dalla cella in cui ero stato rinchiuso. Tutto il tempo prima l'avevo trascorso parlando in codice con un mio affiliato, perché sapevamo che tra gli altri detenuti ci doveva essere qualcuno che faceva il doppio gioco, riferendo ogni cosa al servizio segreto. Mi hanno portato in una cella e una volta dentro mi hanno chiesto se io fossi Mohammed. Io annuì. E l'uomo che me lo chiese continuò: prima di interrogarti sono andato in giro a informarmi su di te, perché di faccia non corrispondi alle foto che ci sono arrivate. Dimmi quello che fai a Tal Kalah. E alla sua domanda io risposi: ma nulla, non faccio niente. Lui mi prese per i capelli e mi tirò due pugni in faccia. Poi mi misero per terra e mi immobilizzarono, legandomi con una corda. A quel punto cominciarono a picchiarmi con un bastone. E io urlavo: in nome di Dio, fermati! E lui non si fermò, prese un bastone e urlò: questo è in nome di Dio! Continuavo a implorarlo: in nome del profeta, non mi picchiare! Allora il poliziotto sostituì la verga e rispose bastonandomi: questo è in nome del profeta, dimmi tutto quello che sai! E dentro di me io mi domandavo: ma se io e lui siamo musulmani, come fa a picchiarmi e a bestemmiare in questa maniera? Mi hanno picchiato fino a farmi quasi svenire, dopo è entrato un poliziotto, in mano aveva una cintura larga, ha cominciato a parlare con gli altri dicendo loro che l'aveva appena comprata, allora gli risposero di provarla per vedere se la pelle era di qualità, e con quella cintura hanno cominciato a frustarmi. Alla fine mi hanno riportato in una cella. Il giorno dopo sono di nuovo stato condotto in caserma, mi hanno dato carta e penna dicendomi di scrivere della mia attività politica, ho risposto che non svolgevo alcuna attività politica, allora l'ufficiale mi ha imposto di scrivere sotto dettatura. Io guardavo dalla finestra, mi sarei voluto gettare da lì, mi sarei suicidato. Allora sentivo le urla delle persone, addirittura c'era un uomo di 70 anni che veniva picchiato. E in quel momento io, Mohammed, musulmano, mi sono chiesto dov'è Dio. E perché non ci aiuta? Un musulmano se lo chiede, no? Allahu Akbar, però si chiede dov'è Dio. Quindi non hanno sempre la certezza della fede. A quel tempo cominciai a pensare che la giustizia umana la facessero solo le persone e mi dicevo che il giorno del giudizio forse non esisteva, e ancora oggi, a distanza di decenni, non sono convinto dell'esistenza del giorno del giudizio, ma sono tornato a credere in Dio. Sono rimasto 10 anni senza dormire, avevo gli incubi, ogni notte avevo la morte davanti agli occhi. Questo racconto di mio padre, aveva 25 anni, siamo nel 1968, uscì dalla Siria e fece ritorno 35 anni dopo, nel paese. Venire torturati, far ritorno 35 anni dopo nel paese, quando al potere c'è il figlio della persona che prende il potere negli anni 70, non avere giustizia per la tortura che ti è stata inflitta, sapere che un'intera generazione di tuoi coetanei ha subito la stessa sorte. Nonostante sapessimo queste torture che venivano fatte in Siria, i rapporti diplomatici tra l'Italia e la Siria erano idilliaci, come con altri paesi del Medio Oriente. Si andava a fare le vacanze a Palmira, in Siria, a Palmira. A 2 chilometri dal sito archeologico di Palmira c'è un carcere di massima sicurezza dove decine e decine di migliaia di siriani sono stati massacrati, a 2 chilometri di distanza. Nel 2010 Giorgio Napolitano decora Bashar al-Assad, attuale presidente della Siria, con una decorazione di gran cordone al merito della Repubblica Italiana, nonostante accadesse questo in Siria. Ma oggi ci chiediamo il fondamentalismo. Allora, il fondamentalismo
negli anni 40, negli anni 50 e negli anni 60 il fondamentalismo islamico in Siria e nel Medio Oriente, nella maggior parte del Medio Oriente, era un fenomeno molto molto più minoritario rispetto ad oggi. La domanda è perché? Perché la generazione di mio padre non era fondamentalista, ce n'erano pochi, ma la maggior parte non lo era, perché oggi invece c'è un problema di radicalismo islamico. Allora dobbiamo vedere queste società come sono cresciute, e se non rintracciamo il legame tra il fondamentalismo e quelle lì che hanno il potere, che sono il potere da 40 anni, che hanno preso la loro società, che facevano l'occhiolino all'altra parte del Mediterraneo dicendo: ma noi proteggiamo le minoranze religiose, noi vi proteggiamo dal fondamentalismo e dall'arrivo degli immigrati nei vostri paesi. Allora dobbiamo vedere queste contraddizioni per comprendere invece la complessità di queste società. Io credo che queste contraddizioni le vediamo se ci mettiamo in dialogo con questa stessa società. Io, vedete, ho in mente molte immagini, ma quella che a me ha colpito molto era un giorno in un campo profughi. Questi non hanno l'acqua corrente, l'elettricità, siamo in Libano, vicino al confine con la Siria. Pagano l'affitto dove mettono le tende, perché il terreno non è gratis, non ci sono campi profughi ufficializzati in Libano, quindi i profughi devono pagare l'affitto del terreno al proprietario del terreno. Questi non lavorano, figuratevi voi, non hanno i bagni. Però a me colpì molto questo professore, 60 anni, ha perso tutto, scappava da una città che si chiama Qusair, sempre nella Siria costiera. Mi prende a braccetto, un tipo molto religioso, no? Ci sono i religiosi qua in Italia, i cattolici, sono un musulmano praticante. Mi prende a braccetto, mi porta dietro la tenda e mi fa vedere un piccolo orto che hanno costruito, di melanzane e cetrioli. Allora lui mi dice: vedi, noi non abbiamo una scuola, anche se era arrivata una ONG giapponese, gli hanno costruito una pagoda. Questo perché? Perché c'è una cooperazione internazionale che non parla con i profughi per chiedere cosa avete bisogno. Vanno lì, fanno quello che vogliono loro, però non ascoltano i bisogni. Questo è sbagliato, questi hanno la pagoda ma non hanno il bagno. Hanno la pagoda che non è impermeabilizzata, quindi in inverno si muore di freddo, in estate fa troppo caldo. Allora questo mi fa vedere che ha costruito un orto e mi dice: io insegno ai miei bambini, non sono tutti i suoi figli ma studenti, il rispetto della vita umana attraverso coltivare le melanzane e i cetrioli. Io, quando mi ha detto questa cosa, ho trovato la speranza che in quel giorno avevo completamente perso. In questo momento credo che la Siria alla quale noi oggi guardiamo è una Siria fatta di siriani che vivono con una profonda domanda, che è quella: qual è oggi la nostra identità se una patria non ce l'abbiamo? Una domanda lecita. Vanno, si confrontano con l'esilio, vivere da altre parti. Ho conosciuto siriani a Milano arrivati coi barconi alla stazione centrale, con le ferite, alcuni torturati, gli dai da mangiare, la coperta, però questi qua hanno visto la morte, erano in carcere, sono stati torturati. Psicologicamente, la psicologia di una persona, come vive? Ma chi è che ha visto di noi vedere fucilati davanti a sé delle persone? Nessuno. Se le vedi ti cambia la percezione. Primo Levi si è suicidato perché non riusciva a fare i conti con quel passato che si è lasciato alle spalle, mi sembra. E allora questi avevano la guerra talmente radicata dentro di loro che mi hanno detto: noi torniamo in Siria. Erano arrivati a Milano, hanno fatto la strada al contrario. A me questa cosa mi ha colpito molto e mi ha impressionato. Quindi dobbiamo vedere questa complessità di oggi dei siriani e dobbiamo chiedere a loro qual è la Siria che oggi loro sperano. Io sono sicuro che i siriani hanno da affrontare una critica radicale del presente guardando al passato. Per 2000 anni abbiamo convissuto con i cristiani, 2000 anni, ci sono chiese sino a prova contraria da 2000 anni in Siria e in Libano, non ce li ha messe lì nessun governo, sono stati i siriani a tenerli là. Quindi è un simbolo che l'Islam è conviviale e abbiamo molto da imparare da questo. Nel 2011 la Siria conosce una breve primavera, ha avuto anche il suo Bouazizi, un uomo che si diede fuoco, analogamente a quello che è successo al panettiere tunisino, perché non ha radicato, non ha germinato la primavera siriana? Intanto
In Siria nel 2001 i siriani, dopo 30 anni di governo di Hafez al-Assad, il padre dell'attuale presidente, pensarono che l'attuale presidente, che aveva studiato 6 mesi a Londra, perché aveva studiato 6 mesi a Londra, fosse aperto alla democrazia, aveva studiato oftalmologia, e quindi che fosse disposto a traghettare il paese verso almeno un'apertura. Allora diversi intellettuali comunisti, socialisti, cristiani, musulmani, tutte le confessioni andarono e presentarono un manifesto per chiedere aperture da parte del governo. C'era Michel Kilo, cristiano, Riyad Turk, quello che viene chiamato il Mandela siriano, 20 anni in carcere, di cui molti passati in isolamento, comunista, e tanti altri. Questi andarono a presentare richieste quali? La fine degli arresti arbitrari. Se tu potevi venire arrestato senza poi subire un processo per 20 anni. L'apertura del paese alla libertà di stampa. In Siria pubblicare un libro non era una cosa molto facile. Tu scrivi un libro, la tua raccolta di poesie, la devi inviare all'ufficio censura dello Stato. Nell'ufficio censura ci sono gli impiegati, un lavoro che io avrei voluto fare molto, perché passano tutto il loro tempo a leggere questi manoscritti, vengono pagati per questo. Ti danno l'ok, se va bene. Se non va bene, sei convocato alla sede dei servizi segreti, ti fanno un mazzo tanto, forse ti buttano in carcere, il libro ti viene vietato, la commercializzazione e la pubblicazione in Siria. Nel mondo arabo tutto è una cosa che accade spesso, quindi non c'è diciamo una libertà di pubblicazione. C'è anche un basso livello, molto più basso rispetto all'Italia, di lettori, e quindi per ovviare cosa si fa? Una cosa bruttissima: i libri vengono caricati in PDF su internet, e quindi io mi posso leggere tutto quello che è vietato, me li vado a leggere. Accadeva questo, e chiesero la libertà di stampa, la libertà di potersi riunire. Dal 1963 c'era la legge di emergenza. Cos'è la legge di emergenza? 5 persone non si possono riunire in luogo pubblico previa autorizzazione di uno dei 14 servizi segreti. L'autorizzazione non te la danno mai se è per una questione politica. L'ha messa in commercio dei cellulari. Non c'erano i cellulari perché prima bisognava capire come intercettare le telecomunicazioni. La scarcerazione degli oppositori politici. Bene, furono tutte disilluse queste richieste, non accolte, e vennero tutti buttati in carcere. Nel 2005 analoghe richieste, chi uscì dal carcere, chi era ancora fuori, nuovamente gettati in carcere. Qual era il fatto? Come mai i siriani allora non scesero in massa insieme? Beh, perché si stava ancora bene. In che senso? Bene, per modo di dire, tra virgolette. La Siria è un paese dove c'era un'autarchia, i prezzi calmierati dal governo, il prezzo del pane è molto basso, l'inflazione era molto bassa ancora, però dal 2001 in poi ci fu un'apertura ai capitali esteri, tenuti in mano però da quella che era il potere reale in Siria. Quando voi guardate la Siria, le istituzioni sono il potere di facciata, il potere reale è gestito da famiglie e personalità occulte che gestivano i capitali in entrata. Questo aveva prodotto un'inflazione enorme anche, perché aveva aperto il paese a nuove aziende. Cosa accadeva? Nel 2011, tu, impiegato privato, a Damasco guadagni $500. Mio cugino, morto sotto tortura, il cui corpo non c'è mai stato ridato, Mustafa, al quale è dedicato questo libro, perché non ha mai voluto pagare uno dei servizi che lo taglieggiava per $100, guadagnava e ha guadagnato sino alla sua morte $100 al mese come impiegato. Allora, vedete che si crea un dislivello tra quella che è la parte rurale e quella che è la parte urbana. Queste sono condizioni economiche che sono state concause alla situazione estrema di repressione e mancanza di apertura del paese. Allora nel 2011 questi scendono in piazza, manifestano, giovani, movimento aconfessionale, di fronte a tutto quell'apparato che c'era. Io mi ricordo il 2011, ottobre, vado al Parlamento Europeo, avevo 23 anni, i giovani non hanno mai nulla da dire, e lo dico ai giovani, è quello che mi dissero a me: voi non avete nulla da dire, siete giovani, cosa dovete dirci? No? Eravamo tutti giovani, io venivo dall'Italia, altri dai paesi del Medio Oriente, mi dissero: lei da dove viene? Ho detto: da Milano. Meno male, perché lei è la 6ª delegazione, anche se lo singolo, a venire a parlare della Siria. Le altre 5 avevano fatto ritorno e erano state arrestate. Andai a chiedere al Parlamento Europeo embargo sulla vendita di armi a tutti i contendenti, apertura di un tavolo internazionale con tutte le potenze coinvolte,
creazione di una giornata della primavera che mettesse in dialogo le due società civili. Noi abbiamo bisogno di parlarci. Sono più le cose che uniscono gli italiani agli arabi che gli italiani agli svedesi. Questo è un dato di fatto. E se volete poi vi porto qualche esempio. Non ci ascoltarono. Parlamento italiano a dicembre, Commissione Esteri, c'è il testo dell'audizione nel libro, lo trovate. Stesse cose, disillusi. Abbiamo chiesto sostegno alla società civile, se non lo fate si aprirà la militarizzazione del conflitto, non è stato fatto nulla. Queste gente in Siria veniva massacrata, qui c'era nel 2011, si ricorda, vede le manifestazioni come venivano massacrate, e dentro poi si aprono, che cosa? Le agende delle potenze regionali. E come non doveva essere così? Io mi stupisco che ci si stupisca. La Turchia, l'Arabia Saudita, l'Iran a fianco del governo siriano che manda migliaia di pasdaran a reprimere la popolazione a fianco del governo, poi Hezbollah, il partito di Dio, a fianco dell'esercito siriano, dall'altra parte poi si finanziano movimenti armati, e questa società civile che fine va a fare viene messa nell'angolo. C'era un movimento pacifista di ispirazione islamica in Siria nel 2011, Islam e pacifismo, impossibile, no, impossibile. Jodha Zaid, imam circasso di 83 anni, fuggito in Germania, che scrisse l'introduzione al discorso della servitù di Lavoisier nell'edizione in arabo, praticando l'esegesi del Corano per spiegare il discorso della servitù di Lavoisier. A me sembra straordinario, e mi sembra altrettanto stupido che non si dedichi una prima pagina di un giornale a Jodha Zaid, che ha praticato il pacifismo nell'Islam. Migliaia scesero in piazza e migliaia furono massacrati per questo. Ci sono i nomi, Riyas Matar, Yahya Sherbeji, tutti nomi dimenticati. E io mi ricordo una cosa. Io, padre Paolo Dall'Oglio, sequestrato da 3 anni in Siria, io lo conosco molto bene. Ci sono stato di fianco. Abbiamo condiviso molti momenti insieme. E ha lasciato un'impronta forte, che è quella del fatto che noi dobbiamo sostenere oggi, se vogliamo cercare l'armonia nel Medio Oriente, la religione locale, l'Islam locale, il cristianesimo locale, che sono intrisi nella loro storia di 2000 anni di convivialità. Io mi ricordo, ci trovavamo musulmani e cristiani a recitare il Padre Nostro insieme. Accadeva solo in Siria. Allora, da questa esperienza dobbiamo invece trarre idea che oggi la salvezza del Medio Oriente riguarda anche la nostra salvezza, perché non sappiamo oggi, e purtroppo noi abbiamo da una parte i fondamentalisti religiosi, ma anche qua abbiamo gli imprenditori della paura. Sono televisivi e sono politici. Questa è la verità, ed è pieno. Allora bisogna abbattere queste banalità portando invece la storia concreta, carnale, di quella che è l'esperienza del Medio Oriente. Dopo il fallimento di questo sogno, nel 2012 le cose sono abbastanza chiare, almeno sembra. Ad essere chiari sono gli schieramenti. Da un lato c'è l'esercito leale ad Assad, affiancato da jihadisti sciiti, e dall'altra parte invece c'è l'esercito siriano libero e delle formazioni radicali. Avviene un inasprimento dello scontro confessionale, sicuramente questo sembra essere funzionale al regime di Assad. Shadi? Sì. Beh, io mi ricordo che non è una cosa accaduta nuova. I francesi, quando arrivarono in Medio Oriente, arriverò a capo dell'esercito francese nel Levante, siamo dopo la spartizione del Medio Oriente, si affacciò dal balcone a Beirut, aprì le finestre, tutto vestito nella divisa in pompa magna, con sotto i militari francesi in divisa d'onore, a dire alla piazza, alla folla assiepata: noi veniamo come discendenti dei crociati a difendere la presenza cristiana in Medio Oriente. Siamo all'inizio del Novecento, è storia, non è Shadi Amadi che se l'ha inventato, andate a leggere nei libri. E creò, per governare la Francia, le troupes du Levant, dove andò a inquadrare dentro le minoranze religiose, i drusi, i cristiani, in funzione di ottenere, col divide et impera, il sostegno da parte delle minoranze per continuare a governare. Perché? Per cosa sapeva? Che dall'altra parte c'è un'identità, quella siriana. Se si fossero uniti in base all'identità nazionale, i francesi sarebbero stati cacciati subito. Infatti governarono ancora per altri 20 anni, sino alla fine del mandato. Siamo a dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946.
Quindi questo è un esempio di quello che è stato fatto. Allora il governo siriano sapeva benissimo che doveva fare due cose. Sa che noi qua in Europa abbiamo molta paura dell'Islam, purtroppo, non tutti, non voi che siete qua, però ci sono molti che hanno quella che io chiamo la sindrome dell'11 settembre. Quando appare il fondamentalista religioso, tutto il resto passa in secondo piano. Quando, vi ho fatto prima l'esempio, taglia la testa a una persona, ci indigniamo. Ma la bomba che casca agli Aleppini in testa, o a quelli a Homs, o a Damasco, è meno grave, ma fa più morti. Li decapiterà lo stesso, li faranno... gli ucciderà lo stesso, però quello è frutto della modernità. Invece quel gesto barbaro, cerchiamo qualcosa di atavico, che non siamo noi cultori della modernità, e quindi dà la certezza alla fine che l'Islam può essere soltanto quello, perché lo fa uno in nome di un Dio dal quale io mi dissocio. Allora il governo siriano doveva dire all'Occidente impaurito: guardate, noi faremo i massacri, però noi proteggiamo le minoranze. In effetti, cosa hanno fatto? Nella Valle dell'Oronte, nel nostro villaggio, qua c'è la testimonianza, arrivarono nel maggio del 2011 in questo villaggio che si chiama Tal Kalah, al confine col Libano, che si affaccia su quella che è la vallata di Wadi Khaled, che sta in Libano. Entrarono dentro, dopo che c'erano state molte proteste dei giovani, rastrellarono il villaggio, i giovani, e li portarono dove? All'ospedale locale della città, che era stato requisito e trasformato in centro di tortura. C'era anche un mio cugino. Allora, dopo averli finiti di torturare, li caricarono sugli autobus e li portarono al villaggio di fianco. Il villaggio di fianco è Alawita. Voi sapete che le due branche maggioritarie dell'Islam sono sunniti e sciiti. C'è stata una rottura dopo la morte del profeta dell'Islam, Maometto, fra gli sciiti, che volevano che la successione fosse incarnata da quelli che erano i discendenti di sangue di Maometto, i sunniti invece no, volevano che fosse un'altra. Gli alawiti sono una branca di quella che è la marea, poi, degli sciiti. Poi ci sono anche gli ismailiti e tante altre confessioni. Non è questo il punto. Il punto è che, come vi ho detto, l'Islam in Siria ha saputo convivere, in una convivialità, con le minoranze presenti. Non è l'Islam laico, è conviviale, è una cosa differente, è dialogante. Allora alawiti, i sunniti, avevano da sempre contrabbandato insieme il petrolio, insieme ai cristiani, la benzina. Io mi ricordo quando ero in Siria, li vedevamo tutti quanti insieme, uno andava in chiesa, l'altro andava in moschea, poi si ritrovavano a contrabbandare il petrolio. Il contrabbando era il simbolo della convivialità tra le fedi, in qualche maniera. Una cosa molto curiosa, anche ironica. Portarono questi ragazzi al villaggio di fianco, fecero assiepare la folla di gente e la gente iniziò a picchiare. C'era anche lì questo mio cugino. E mi raccontò, quando noi passavamo in mezzo a queste due aglie di folla, incitate, dissero che noi volevamo costruire il califfato islamico, ma la maggior parte di noi beveva, non sapeva neanche dove stava la Mecca. Io vidi, e me lo raccontarono anche altri, i volti delle persone che io conoscevo, con i quali io mangiavo, con i quali io festeggiavo. È lì, in quel momento, che si rompe la convivialità e la possibilità di convivenza fra questi due villaggi. È così che si crea l'idea. E allora, moltiplicato questo per altri villaggi, spacchi la società. Vai a puntellare il potere usando le minoranze a discapito della maggioranza. Questo è successo e di questo poi si è avvalso il governo siriano. A un certo punto sembra quasi che scompaia il dramma siriano, ci sia la concentrazione sul fenomeno ISIS. È strumentale questo? Beh, io penso proprio di sì, perché abbiamo dimenticato tutto. Come si vive oggi ad Aleppo? Lo sappiamo? Non lo sappiamo. Come si vive a Homs? Un giovane oggi come va a scuola a Daraya, vicino a Damasco? Dove hanno preso l'acqua i 300.000 assediati ad Aleppo Est per mesi? E sono queste le domande che dovremmo farci per capire la società alla quale ci rivolgiamo. Però invece è troppo facile, bisogna semplificare così, perché vi ho detto, è un nemico anche funzionale, perché ci aiuta a rimettere in sella quelli che sono gli impresentabili. Ma mi sembra che notizia di ieri che noi stiamo facendo un accordo analogo a quello che avevamo stretto con Gheddafi, con Asserraj in Libia. Gli diamo miliardi per bloccare l'immigrazione in Italia,
E lui ci dice sì, ve la blocco io. Ma come li bloccava Gheddafi quelli che arrivavano in Italia? Io mi ricordo le carceri nel deserto, le fosse comuni. In questo ci dicevano anche vi proteggiamo dal fondamentalismo. E poi ci aiuta a dimenticare che cosa? La complessità di quello che sta avvenendo nel Medio Oriente, le sfaccettature che ci sono. E più anche, guardate, la guerra al terrore è una grande scusa di tante persone. Bush ha fatto la guerra al terrore, ha detto lui, io faccio la guerra al terrore, è intervenuto in Iraq, l'Iraq è il risultato di quella che è stata la disastrosa gestione degli americani. A Mosul, in Iraq, c'è l'ISIS, dall'altra parte c'è quello che viene chiamato il fronte liberatore, dove c'è un esercito iracheno composto anche da milizie sciite che portano avanti una jihad. Ma quello è il fronte liberatore, almeno così viene dipinto, che viene sostenuto dalla comunità internazionale. A Mosul c'è l'ISIS. Ma io, e questa è la riflessione che dobbiamo fare, chi sta dentro l'ISIS? Da dove viene? Da Marte? No. A Mosul molti sono iracheni, sono giovani. In Siria molti sono siriani, sono giovani. Cosa spinge un 25enne a entrare dentro l'ISIS? Se non ci facciamo questa domanda non abbiamo capito il fondamentalismo. È come la questione, i foreign fighters che vanno dall'Europa in Siria, ma la domanda, la ricerca della soluzione, dobbiamo farcela noi nella nostra società, perché questi sono figli dell'Europa. La maggior parte sono nati e cresciuti qua e sono andati là. Allora c'è qualcosa qui, non siamo noi, però ci sono delle dinamiche che dobbiamo capire per disinnescare questa crescita di questo fenomeno, che sono tutte autoctone delle nostre società. E allora, l'ISIS è un nemico perfetto, perché la Russia dice nel settembre del 2015 io intervengo in Siria per fare che cosa? La guerra al terrore contro l'ISIS. Però ha bombardato Aleppo, continua a bombardare anche Damasco, dove l'ISIS non c'è. Legittima il suo intervento a fianco del governo siriano usando l'ISIS, un po' come faceva Bush. Gli americani dicono facciamo la guerra al terrore, bombardano anche loro in misura minore. Questo bisogna dargliene atto questa volta rispetto ai russi, che sganciano bombe benedette anche dal patriarca ortodosso Kirill. Trovate gli articoli di questo che vi ho appena detto, questa affermazione. Allora tutti fanno la guerra al terrore, anche l'Arabia Saudita ha fondato una coalizione contro il terrore, ma a me pare che l'Arabia Saudita abbia finanziato molti gruppi armati di matrice fondamentalista. Però noi viviamo oggi in un mondo spesso molto ipocrita. Io, scusatemi se ve lo dico, ma mi sono svegliato qualche giorno fa, io il passaporto siriano me l'hanno sempre negato, sempre, non da oggi, mi sono svegliato però con la consapevolezza di non poter andare negli Stati Uniti. Non so, svegliatevi voi e sapete che non potete andare a Trento perché portate gli occhiali. Mi sembra assurda questa cosa. Fa un bando Trump a 7 paesi a maggioranza islamica, dice perché è questo che è passato. Poi è vietato anche ai cristiani siriani di andare in America, questo è vero. Però dice per proteggere l'America, no? Da che cosa? Dal terrorismo. Ma l'Arabia Saudita, ad esempio, che ha finanziato il terrorismo? No, perché? Perché c'hai affari là. La Tunisia, che ha 5.000 combattenti nel Maghreb, ma anche nel Medio Oriente, no. Perché ho affari là. Dall'altra parte, il sodalizio ritrovato con Putin, che ha depenalizzato la violenza domestica in Russia. Questa è una notizia delle agenzie russe, non è che me la sto inventando. Allora, a che cosa stiamo andando incontro? Io credo oggi che molte delle soluzioni a questo scenario che si affaccia di fronte a noi possiamo trovarle soltanto in quelle che sono le macerie, in quello che rimane della Siria e dell'Iraq. Noi oggi dobbiamo assolutamente affacciarci a queste società, assisterle in una maniera molto consapevole, nel senso noi, società civile, dobbiamo chiederci a un'assenza politica qual è oggi il nostro compito. Io mi ricordo che nel 2003 c'erano migliaia di italiani in piazza a manifestare contro i bombardamenti americani, la stessa cosa non viene fatta per i bombardamenti ad esempio russi, non è stato fatto. Questo ve lo dico io da siriano ho questa percezione, quindi io vi parlo da siriano, non vi parlo italiano, quindi vorrei essere in questa breve frase incontestabile per questo. Vi riporto un'opinione che ho avuto da alcuni ragazzi siriani che sono tornati a Aleppo e quella biblioteca lì che hanno aperto gliel'hanno bombardata.
Queste secondo me sono oggi le grosse difficoltà che noi dobbiamo affrontare. Tu sintetizzi in una maniera ammirabile questa situazione nel libro riportando un episodio di fronte ad una persona, ad Homs, alla quale chiedevi dove è Dio in questo inferno, quest'uomo ti rispose devi chiedergli dove sono gli altri 7 milioni di abitanti di questo pianeta, 7 miliardi, perdono, di abitanti di questo pianeta. E senti, per darci un po' di respiro di fronte a questa serie di nefandezze che vai raccontando, tu prima parlavi di link di fra l'Italia, l'Europa e il mondo arabo. Vuoi raccontarcene qualcuno? Poi passiamo alla tematica dell'esilio. Sì. Quando io vi ho detto che gli italiani sono molto vicini agli arabi, ve l'ho detto perché è una verità, prima di tutto. Questa verità è data dal fatto di che cosa? Tanto dell'immaginario collettivo che hanno gli arabi, degli italiani. Li vedono come i loro cugini. Perché? Perché gli arabi sono stati in Sicilia per secoli. Voi dovete sapere che Platone e Aristotele, che qualcuno di destra mi dice essere i fondatori della nostra società occidentale, della nostra civiltà, no? Le radici elleniche, questo insieme a quelle latine. Ma Platone e Aristotele ci sono arrivati così? No. Eraldo da Cremona alla fine del 1400 andò in Spagna, dove ancora c'era il califfato, quello musulmano, quindi di Cordova, l'Andalusia, e stanco della censura che era operata in tutta Europa dagli ambienti della Chiesa, questo è un dato di fatto, passò il resto dei decenni della sua vita immerso nelle biblioteche di queste città, dove avevano vissuto benissimo ebrei, musulmani e anche cristiani. E frugando nella biblioteca, dove era piena di migliaia di libri in arabo, ne trovò alcuni dove c'era questo Platone e questo Aristotele, e li iniziò a tradurre. Quindi li riscoprì, i primi commentari di Platone e Aristotele furono fatti da Avicenna, musulmano di nome Ibensina, però occidentalizzato con il nome di Avicenna, e Averroè, altro musulmano. O mi sbaglio? Vedo che c'è qualcuno in fondo che annuisce, quindi bene. E furono usati per secoli questi commentari a queste opere. Un altro esempio, Dante Alighieri, la Divina Commedia. Ma Dante Alighieri e la Divina Commedia, ci sono studi comparati che sono stati fatti per decenni, in cui si dice che in qualche maniera lui ebbe accesso alle opere di un grande filosofo ateo vissuto al tempo dell'Islam, circa il 900 d.C., in Medio Oriente, per la precisione in Siria, che si chiamava Abu Ala al-Marri, che aveva scritto Risalat al-Ghufran, l'Epistola del Perdono, che era un viaggio dal paradiso all'inferno, la stessa cosa. E da lì trasse ispirazione. Dicono, poi non si sa, magari ci siamo sbagliati tutti quanti. Quindi io trovo in questo che noi siamo molto vicini, siamo vicini soprattutto perché la geografia non si sfugge. E noi siamo propensi verso che cosa? La nostra penisola si affaccia a che cosa? Al Medio Oriente. È come se stiamo dando la mano in qualche maniera a questi paesi arabi. Ma poi a me questa cosa dell'esilio c'entra molto, perché ve lo dicevo prima, chi scappa da una guerra non può tornare al suo paese, è un esiliato, e questa è la verità, perché non può fare ritorno nel proprio paese, perché non riniziare a usare la parola esuli verso coloro che non possono far ritorno al loro paese per motivazioni politiche. La guerra non è il raffreddore, quindi non è che avviene naturalmente, ci sono degli eventi politici, degli eventi sociali che la causano, bisogna saperli. E io vorrei, perché questo è un esercizio che noi dobbiamo fare, la reciprocità. Quando, questo mi sta sempre a cuore e la recito sempre, Gramsci era sul barcone con Filippo Turati in direzione della Corsica, perché scappavano, ve lo ricordate? No, perché non c'eravate? Almeno non so, poi c'è qualcuno che c'era. Quando i gendarmi fermarono queste persone e non credevano che ci fosse Filippo Turati sul barcone, dissero, ma siete esuli, gli dissero siete profughi, siete esuli, perché fuggite da che cosa? Dalla repressione del fascismo, ammesso che qualcuno ancora in Italia creda che il fascismo fosse repressione, che c'è qualcuno che ha qualche dubbio. Ignazio Silone
di cui Fontamara fu tradotta negli anni 50 da un gesuita libanese e fece scalpore, come vi ho detto, in Medio Oriente, visse il confino in Svizzera, o meglio l'esilio in Svizzera. Era un esiliato, Altiero Spinelli anche era un esiliato, ma ce ne sono molti. Io ho conosciuto, mia nonna me li presentò, mia nonna italiana, molti che arrivavano da Fiume mi dicevano sempre: noi siamo esuli. Lei mi diceva: siamo profughi. Però avevano sempre questa parola, la negazione al ritorno a casa loro. A me sembra che sia necessario ritornare ad usare le giuste parole. Sentite cosa scrive Shadi. La guerra ha colpito anche i siriani che, come me, vivono fuori dal paese, perché ci ha risucchiato nel vortice dell'orrore, mischiato alla sensazione di squilibrio che crea il fatto di vivere la preoccupazione, lo strazio in un paese in pace, indifferente. Un siriano nato come me all'estero vive appieno la guerra del suo paese, piange per i massacri, partecipa al dolore e sperimenta quella tristezza costante. Questi sentimenti si scontrano con la realtà di abitare più o meno lontano e di essere circondati da una società che non è interessata a quello che accade in Siria e che talvolta, a malapena, sa che in quella remota nazione c'è una guerra. Il disinteresse che ci soffoca si mescola con il dramma interiore che viviamo e ci porta all'esasperazione, avvicinandoci al senso di incomprensione che angustia i siriani che hanno lasciato la Siria. Allora, come si ridefinisce l'identità di una persona che vive in Siria? Si ridefinisce con la nostalgia verso quello che è il passato. Si sopravvive con la nostalgia di quello che sono i ricordi del passato. Questa è la verità, perché se no non si vive più. Io, pur essendo nato, cresciuto qua in Italia, provo nostalgia di posti che mi appartengono, pur avendoli vissuti poco. Questa è la verità, perché alle radici non si sfugge. Vedete, in arabo la parola casa è beit. Però questa parola, beit, non ha un'eccezione semplicemente di un luogo fisico. La beit è come se fosse un casato. Quando tu torni nel tuo villaggio di appartenenza, nella tua città, dici: io sono della Beit Hamadi, ad esempio, della Beit Rossi, della Beit Bianchi. E ha questa eccezione come un nucleo familiare, quindi è qualcosa che trascende il materiale. L'arabo non ha lasciato nulla al caso. La lingua araba ha dato un nome a ogni cosa, ne ha dato pure più di uno, se lo potete risparmiare, però è così. E quindi pensate che cosa vuol dire anche per la propria lingua, perché l'identità si forma sulla lingua anche che uno parla. E allora certamente si vive con la nostalgia, ma si vive nella speranza, appunto, che questa nostalgia alimenta, di poter far ritorno. Io non ho trovato ancora un siriano, pur avendone conosciuti molti, che non voglia tornare dietro nel suo paese. Tutti vogliono tornarsene a casa, non l'avrebbero mai lasciata. Questo è un dato di fatto. Nessuno scappa da casa sua se non c'è qualcosa che ha a che fare con la morte. Questo deve essere chiaro. Però c'è un profondo senso di spaesamento. Non sai più dove sei, non sai più chi sei anche. Quando io prima parlavo dell'indifferenza, ma io mi chiedo ogni volta come devo fare io, che pure la mia identità è italiana anche, oltre che siriana, a sfuggire al grosso senso di impotenza che provi, vedendo che da una parte, molto vicina a te, tutto quanto crolla, di fronte a degli spettatori inermi che osservano. E quindi io l'ho trovata personalmente scrivendo, no? Io penso che la scrittura sia qualcosa di politico. Se uno ha qualcosa da dire, scrive un libro. Se non ha niente da dire, è meglio che non scrive, secondo me. E poi deve usare la letteratura per creare consenso nella massa, perché la cultura sia una cultura di tutti, perché si favorisca l'incontro reale. Dove io vedo il vostro viso, usciamo dai social network, che creano invece l'individuo. Dobbiamo incontrarci, discutere e anche non essere d'accordo su alcune tematiche. I libri aiutano a questo. Io non ho una risposta a pieno su come si ridefinirà l'identità dei siriani oggi di fronte a un'Europa. Credo che ognuno di loro ha però una sua patria immaginaria, una sua patria che è salda dentro i suoi ricordi, che vuole preservare. E quindi è questo a cui loro si appellano, e noi dobbiamo fare di tutto perché
ritrovino questa patria. È una domanda personale invece sulla tua persona. Com'è stato vivere in un ambiente dove veniva esercitata una forma di sincretismo religioso? Tua madre è cristiana, tuo padre è musulmano. Com'è stato per te anche il convivere con abitudini molto diverse, il rispetto del Ramadan per tuo padre, quello delle tradizioni cristiane per tua madre? Grazie per avermi fatto questa domanda, perché mi preme molto, perché sento troppo spesso che l'Islam è violenza, non può vivere nella nostra società questo Islam, che sembra, non so, un frutto, no? Che prende al supermercato. L'Islam non significa nulla, questa parola. L'Islam, che cos'è l'Islam? Niente, se non lo sai, se non lo conosci. Allora, a parte che io ho la fortuna di avere una famiglia, mio padre, che ha saputo e sa tuttora che non c'è solo la religione, ma c'è la cultura. Io mi ricordo che il primo nome in arabo che mio padre mi fece quando ero piccolo fu Ibn Arabi, non fu Maometto, questo filosofo fu. Al-Ghazali, sapevo prima chi era Al-Ghazali di chi fosse il profeta dell'Islam, perché abbiamo tutte queste opere filosofiche, libri, romanzi, abbiamo questa libreria. Però a un certo punto io sono cresciuto in una famiglia aperta, dove mi hanno detto: non devi scegliere adesso, scegli a 18 anni, fai con calma. È una cosa che dovremmo fare tutti, secondo me. Poi ognuno fa quello che vuole, io non sono un fondamentalista, non obbligo nessuno. Si può credere agli elefanti, atei, buddisti, quello che volete. Allora andai prima in chiesa, perché facevo la scuola cattolica. Iniziai a capire che c'era qualcosa di differente tra me e i miei compagni, quando nella nostra scuola di suore tutti festeggiavano l'onomastico e San Shadi non arrivava mai. Dov'è questo San Shadi? Il secondo simbolo era quando alla recita di Natale arrivò la madre superiora, madre giusta, non sbagliava mai, mi disse: tu devi fare San Giuseppe perché tu vieni da là. Io ho detto: io abito da Milano, no? Ma tu vieni da là. Va bene, faccio San Giuseppe, ho fatto San Giuseppe. Quindi non ho mai trovato nulla di sbagliato. E poi avevo questa nonna italiana che così mi faceva fare il Padre Nostro, l'Ave Maria, va bene. E poi ho avuto l'esperienza però anche della moschea, andando a vedere l'Islam. A 18 anni scelsi di essere musulmano, ma poi dopo ho capito che non era una scelta completa. Perché? Perché quando io andai in Siria, avevo 21 anni, 20, salì, come vi ho detto, le scalinate di Marmusa nel deserto del Nabek, questo monastero su una montagna immerso nel nulla. E guardate che quando c'è il nulla non c'è vegetazione, l'uomo si avvicina a Dio, perché non ci sono miracoli nella natura, ma c'è solo il deserto con te e ti innalzi. E allora salì questi gradini, 200 gradini, con una faticaccia, trovai questo gesuita da 30 anni in Siria, 35, Padre Paolo. Noi eravamo andati là a farmi spoccia, avevamo le bottiglie di vino che spuntavano dagli zaini, come vedete il musulmano ma bevo, mangio anche il maiale. Andavo là, le requisiti, ci disse: venite con me in cappella se volete. Andammo e recitammo il Padre Nostro insieme. Quando io ho recitato quella preghiera, io ho chiesto: perché questa preghiera? Io non ero insieme ad altri musulmani, c'erano anche cristiani. Padre Nostro. E mi disse: perché il Padre Nostro è una preghiera neutrale. Ma se voi ci pensate è vero. Perché io non sto dicendo il nome di Gesù Cristo. Cristo quindi il figlio di Dio. È una verità. Il cristianesimo, Gesù è il figlio di Dio. Gesù nell'Islam è un profeta. Ma io mi sto rivolgendo al Padre. Padre Nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Il Padre Nostro è Dio. Allah è la traduzione in arabo di Dio. I cristiani arabi quando pregano dicono Allah, non dicono Dio, perché è la lingua araba, ma non c'è nessuna differenza tra Allah e Dio. Quindi i cretini, quelli che in televisione dicono Allah è un'altra persona, non è vero. Allora lì ho capito che invece dovevo cercare il sincretismo. In che senso? Dovevo vedere quello che avevo in comune tra l'Islam e il cristianesimo. Dovevo capire che essere musulmano significava valorizzare le radici cristiane, soprattutto che io ho.
E a me ha sempre interessato molto vedere quello che l'Islam ha in comune, sì, a parte con l'ebraismo, però non sono addentro perché mamma cristiana, quindi col cristianesimo. E io li ho cercati. Se io guardo la storia del profeta dell'Islam, ma c'è un simbolo. Maometto, giovane, Muhammad in arabo, viene portato a Basra Sham, una città in Siria, dallo zio, cameriere, tutti camellieri, forse vendeva qualche tappeto, non lo sappiamo. E fu un prete cristiano, Buhaira, che vide sul segno della schiena di questo bambino il segno della profezia. Un prete cristiano. Dicono un nestoriano. Io non c'ero, quindi non posso fare gossip. Non so se era nestoriano, cattolico o che cos'era altro. Ma fu un prete cristiano. Questo che cosa significa? Significa anche che non è la negazione di quello che è preceduto, ma è l'esaltazione di quello che c'è stato prima. È un proseguimento. Ma se io guardo ancora di più, c'è un passo nel Vangelo di Giovanni, io sono la via, la verità, la vita, o in formato diverso, la verità, la vita, la via, me lo scordo sempre. Un mistico dell'Islam, Mansur al-Hallaj, chiamato da Louis Massignon, il crocifisso, il Gesù dell'Islam, lui disse in arabo, Ana al-Haq, io sono la verità. A riprodurre che cosa? A ripetere che cosa? Quella ricerca dell'unicità con il divino. E poi c'è una bella poesia di questa Diwan, di questo Sufi che si fece alla fine crocifiggere, bruciato poi, dove dice, ho visto Dio con l'occhio del mio cuore, gli ho chiesto chi sei tu, mi ha risposto tu. E ancora qua, è l'unicità, l'ha detto un musulmano. E poi questa convivialità che c'è tra l'Islam e il cristianesimo, Malula, città in Siria, dove si parla l'aramaico e si sentono i cristiani recitare il Padre Nostro come lo recitava Gesù di Nazareth. Ma ci sono passati il califfato degli Umayyadi, degli Abbasin, gli ottomani, i califfati veri, non quelli autoproclamati qua al bar. E è rimasta questa presenza, dove si parla l'aramaico, vuol dire che c'è un Islam che ha saputo convivere e dialogare. E nel mio privato, e concludo, io ho avuto un bisnonno che non ho mai conosciuto, perché è morto molto tempo fa. Vedete, lui al tempo degli ottomani era stato eletto Mokhtar del villaggio. Il Mokhtar del villaggio è una figura paragonabile a un sindaco, è una figura informale. Oltre a mettere il carbone in bocca alle persone che dovevano essere processate, se bruciava aveva detto una bugia, il carbone in bocca, se non bruciava aveva detto la verità, erano tutti bugiardi, le zollette piccole, al massimo che bruciavi la lingua, non lo so, non c'ero. Lui, quando arrivarono gli ottomani e perseguitavano i cristiani, andò a proteggere i cristiani e se li portò a casa sua, una famiglia di Azer, un villaggio in Siria. Quando toccò però che i francesi, come vi ho detto prima, perseguitarono i musulmani, fu lui a essere protetto da questa stessa famiglia che lui andò a proteggere tempo prima, perché si ricordavano di questo favore. In una chiesa, vi sto parlando di 100 anni fa, gli lasciarono un posto dove non c'erano icone, non c'erano figure per pregare, a lui che era un sufi, un mistico. E allora questa amicizia tra la nostra famiglia e questa famiglia lì è rimasta da 4 generazioni, dove ci conosciamo ancora e ricordiamo che i nostri antenati si sono protetti a vicenda in nome della libertà del culto. È l'esempio di quello che è la Siria. Allora, credo che forse c'è qualcuno che ha necessità di fare qualche domanda. Abbiamo spazio per un paio di domande. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Chiaramente si approfondisce con la lettura dei libri. Ragazzi, non siamo qui a pettinare le giraffe, direbbe Bersani. No, non ci sono domande. Allora, io volevo chiederti, per chiudere, di leggere questo passo che è veramente molto interessante, questo da pagina 243, ha più senso se lo leggi tu, da qui a qui, credo che sia importante. Vedete, io a questo libro, La felicità araba, uscito nel 2013, ho avuto numerose ristampe, è andato molto bene per fortuna, sono molto legato perché Dario Fo mi ha fatto un'introduzione. Vedete, io mi lamento tanto del mondo della cultura perché io credo che la cultura sia un modo oggi per aggregare la gente, dove ci dobbiamo parlare dal vivo, litigare, ma parlare. Tornare alla lentezza di leggere un libro, io non so tutto,
Io sono un ignorante in molte questioni, però se mi consigli un libro io me lo vado a leggere, lo faccio volentieri, perché voglio capire tu che cosa hai in testa. E lo dico spesso, lo voglio dire ai miei coetanei che sono qua, dobbiamo tornare a riempire questo vuoto culturale che c'è, perché il futuro purtroppo è nelle mani dei giovani. Quindi in qualche maniera oggi io trovo tanti dei nostri coetanei che mi dicono non abbiamo speranza. Se uno ha 25 anni, io ne ho 28, non ha speranza, cioè è una cosa molto grave. Allora, Dario Fo mi fece questa introduzione perché lui scrisse una roba citandomi su un suo articolo, io questa è una palla al balzo, avevo chiesto già a molti che avevano venduto probabilmente 100 copie del loro libro di farmi un'introduzione, mi rispose un premio Nobel perché? Perché quei grandi vecchi, ma non è dispregiativo usare la parola vecchi, nel senso che sono di un'epoca d'oro, secondo me, avevano un'umiltà che oggi manca. L'umiltà dell'incontro con l'altro e di dare peso anche ai giovani, perché io avevo 23 anni. Io ero un perfetto sconosciuto che incontravi al supermercato a comprare la pasta Barilla e mi fece questa introduzione. Quindi io sono molto legato a questa cosa perché in pochi di questa generazione intellettuale, che possono essere contestati per le loro posizioni o no, però hanno tutti quanti il grande pregio di avere i piedi ben piantati a terra e non averli mai lasciati. Siamo infelici perché i nostri padri sono stati torturati in prigione, sono stati privati per sempre della serenità e oggi qualcuno si ostina a non riconoscere il nostro passato. Le celle buie dove mio padre è stato rinchiuso e io sono nato. La nostra infelicità risiede nei canti e nei balli che si fanno nelle piazze della Siria. Ascoltateli bene perché vi sembreranno gioiosi, ma così non è. Ascoltateli con l'anima e poi capirete. Sono infelice perché il regime mette paura ai miei fratelli cristiani. Dice loro, senza di noi il cristianesimo non esisterà più in Siria. Io voglio ascoltare e recitare, anche se sono musulmano, l'Ave Maria in aramaico insieme ai miei fratelli cristiani, senza che loro abbiano paura di me perché il regime ha detto loro di averne. Sono infelice, lo sono tutti i giovani nel mondo arabo, quando i padri si sono pavoneggiati con il loro sangue e l'hanno usato come un mezzo per fare politica, dimenticando tutti i martiri morti per la libertà. Nessuno di noi, noi che siamo morti, aveva un capello bianco. E questa rivolta, la nostra primavera, è giovane ed è universale. Non aveva né un partito né un colore, era dei giovani. Allora sono infelice perché non capite che si può essere musulmani ma innamorati di Gesù. La mia infelicità deriva dal non essere mai stato con mio padre nel suo villaggio natale, non aver camminato sui monti e non aver mai riso con lui e mia madre tra quelle valli. Sono stato infelice quando un uomo dei servizi di sicurezza è andato a trovare mio zio e gli ha detto, se non la fai smettere tu, tuo nipote, lo facciamo noi. O quando mi hanno chiamato da Tripoli, Libano, dicendomi che in ospedale di Beirut non avrebbero operato Zakaria Khatib, un uomo di Talcalà, che non ho mai visto e probabilmente non vedrò mai, infatti non ho mai visto, se non avessimo versato $30,000. Grazie all'intervento di alcuni miei amici, Zakaria fu operato senza il versamento della somma di denaro richiesta. Quel giorno io rinacqui. Zakaria però è morto, tempo dopo. Un giorno chiesi a Abu Imad, se volessi descrivere l'infelicità siriana, come la descriveresti? Lui mi rispose, posso descriverti un'altra cosa, il disappunto dei siriani nei confronti di una comunità internazionale, tutto il sistema, non riusciamo a credere che fino a questo momento tante, troppe persone siano morte e nessuno abbia fatto nulla per noi, oltre 200.000 persone in carcere, milioni di profughi interni e esterni paese, nessuno ha fatto nulla per noi, solo parole, ma chi è infelice per la nostra sventura? Lo citava, io vorrei veramente chiudere l'incontro con queste tre righe dalla prefazione scritta da Dario Fo. In questo libro c'è qualcosa di prezioso, perché subito dopo queste parole inizia la storia di un uomo e di un popolo che vi darà una possibilità rara. Poter diventare coscienti di ciò che accade in questo piccolo grande mondo, facendo il primo importantissimo passo per un sentimento cosmopolita è dedicato alla giustizia senza confini di Stato o razza, cioè informarsi. Grazie.